Gli incubi del mio passato mi tormentano. L'alcol è stato l'unico amico in questo baratro, un amico che mi ha portato oltre il fondo, sia della bottiglia, sia della mia vita. Poi è arrivata Hannah. Allungando il suo braccio mi ha tirato fuori dalla spirale autodistruttiva. Hannah è dolce, solare, comprensiva. C'è da chiedersi come sia possibile, dopo quello che ha passato. Un incidente ha devastato la sua famiglia. Non so di preciso cosa sia successo e lei non ne vuole parlare. L'unica cosa che so è che è rimasta senza genitori, sola con i suoi due fratelli, Danny e Laura. Danny è uno scrittore di successo. La vita è stata decisamente buona con lui. La vita, che dono strano. Ognuno è libero di modellarla a suo piacimento. Ci raccontiamo questa bugia dall'alba dei tempi. E come ha modellato la sua vita, Laura? Una ragazzina di 14 anni, malata di cuore, che 2 anni prima ha perso i genitori. Che scelte ha potuto fare questa bambina? Eppure anche una persona come me ha avuto una seconda opportunità. La vita, che dono strano. George, sei pronto per questo weekend? Sì, Hannah. Quello che continuo a non capire è come tuo fratello Danny si ostini a vivere in quella casa con Laura. Me lo chiedo anch'io. Entrambi non riescono a voltare pagina, evidentemente. Se io e Danny non fossimo dovuti andare via entrambi, non ti avrei mai chiesto questo favore. Grazie, George. Quel giorno pioveva. Giunsi a casa di Laura con un'unica preoccupazione: prendermi cura di lei e passare un weekend sereno. Entrando in casa fui pervaso da una strana sensazione, come se quella fosse l'ultima volta in cui avrei varcato quella soglia. Quello che non sapevo è che avevo dannatamente ragione.
Dimmi, Laura. Potresti andare in cucina a prendermi un energy drink? Certo, Laura. Grazie mille, George. Portalo in camera mia. Io tra poco esco. Thank you.
che c'è. Potresti portarmi anche una fetta di pizza? Ok. Scusami, George. Portala in camera mia. Adesso arrivo. Eccomi, George. Era ora. Pensavo ti fossi trasferita nel bagno. Ah, molto simpatico. Ti ho portato la pizza e la bibita. La mangio tra poco. Prima... Prima cosa? Giochiamo a nascondino. Ma la pizza? Tanto è già fredda. Prendimi se ci riesci.